Adesso basta, aveva tuonato circa un anno fa il presidente della regione Mario Oliverio, all'indomani della consegna da parte del commissario ad acta della sanità scura del famigerato decreto 30, diventato poi 64. E da allora incontri, manifestazioni, agitazioni, missive si sono susseguite quotidianamente, con toni sempre più accesi, per chiedere la fine del commissariamento e la restituzione della sanità al suo legittimo proprietario, la regione. E in occasione della riapertura dell'ospedale civile di Praia a Mare, Alto Tirreno Cosentino, caduto anch'esso nella tela del riordino della rete ospedaliera calabrese, a gran voce e fortemente provato, il presidente ha ripetuto quel basta, dove, in una sala gremita, ha lanciato il suo ultimatum alla ministra Lorenzin e al governo. Io chiedo da qui, e lo chiedo con forza, chiedo al Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedo al Ministro della Sanità di assumere immediatamente, non c'è più tempo da perdere, un provvedimento che rimuova questa situazione intollerabile. Intollerabile! È una situazione intollerabile questa. Ad incatenarmi davanti a Palazzo Chigi. Ad incatenarmi davanti a Palazzo Chigi. Andrò ad incatenarmi davanti a Palazzo Chigi per chiedere giustizia per la mia regione, perché io sono stato eletto presidente della regione non per fregiarmi degli onori di presidente, ma per servire la mia terra. E io la mia terra voglio servirla! Voglio servirla! Nelle condizioni, e voglio essere messo nelle condizioni di farlo! Voglio essere messo nelle condizioni di farlo! E se non lo sarò messo nelle condizioni di farlo, mi recherò davanti a Palazzo Chigi e parlerò all'Italia!